Siamo pronti qua con la nostra bellissima biblioteca, con la bellissima Barbara Marciano. Ciao Barbara. Adesso si vede che non costa niente dire bellissima, eh? Io ti ringrazio molto sia per la libreria, che è sicuramente più bella di me, e per il bellissima per me. Se era come direbbe Fedez 20 anni fa, ti avrei detto sì, sono bellissima, quindi va bene ancora così, cioè, oggi, si cambia ancora. Nella vita, si cambia. Vabbè, dai, bisogna ridere un po' ogni tanto, perché in questi tempi bui è pazzesco. E poi col libro che vi propongo oggi ci saranno veramente motivi di grandi pensieri, di grandi momenti di consapevolezza, me lo auguro, eh. Allora, come è arrivato questo libro nelle mie mani? Intanto è un libro che ho nella mia biblioteca già da parecchi anni. È arrivato stranamente nel momento in cui io leggevo, cioè, perché l'ho finito ieri o l'altro ieri, leggevo il libro di Stephen King, Doctor Sleep. Non vi dirò che cos'è, andatevelo a cercare su Google, perché vale veramente la pena. Forse è uno dei più bei libri di Stephen King, e la mia domanda è stata: ma come fa a immaginare quest'autore tutte queste situazioni, tutti questi, come dire, queste qualificazioni delle vite delle persone? Stephen King, Dr. Sleep, andatelo a cercare. Chi è Dr. Sleep? Dr. Sleep è un personaggio multiforme, ma perché Dr. Sleep? Perché aiuta in un ospizio le persone vicino alla morte a fare il famoso passaggio, il famoso salto, aiutato da un gatto che si presenta nella camera del futuro moribondo. Basta, vi dico solo questo. Allora, qual è invece il libro che mi è arrivato fra le mani mentre stavo leggendo Dr. Sleep? Mi è arrivato La morte e la vita dopo la morte, Morire e come nascere, di Elisabeth Kubler-Ross, Edizioni Mediterranee del 1991, che è stato ristampato nel 2007, ma reggetevi bene, parte come copyright originale nel 1983. È un libro che, con un titolo del genere, invece è immortale. È immortale perché intanto devo dire che personalmente io amo molto Elisabeth Kubler-Ross per quello che ha fatto nella sua vita, anche molto in silenzio, ha accompagnato tanta gente a fare il grande salto. È un libro, questo, piccolissimo, 87 pagine, quindi si legge tranquillamente, anche perché sono quasi solo racconti di quello che ha vissuto, sono episodi che appunto lei raccontava nei suoi incontri pubblici, nelle sue conferenze. È un libro ottimo anche per chi non crede, quindi non pensate che ci sia una spinta verso una religione o l'altra, no, assolutamente no. Si parla soltanto della vita e si parla soltanto della morte. È un libro che io personalmente, attenzione, che io ritengo affascinante. Lei spiega e cerca di farci conoscere in questo modo il tema della vita dell'anima oltre la morte del corpo fisico. Quindi spiega la storia dell'immortalità dell'anima e può essere veramente di grande consolazione per chi sta, per esempio, elaborando un lutto. È un libro che ti dà una certa pace e quindi ti rendi conto che forse non siamo soli, che la vita è solo un passaggio verso delle dimensioni piene di pace e amore. È quello che dicono tutti quelli che fanno le esperienze fuori dal corpo, quindi un fondo di verità sicuramente c'è, ma lei, come scrittrice, tratta la morte in modo delicato e rispettoso
come Dr. Sleep, di Stephen King, veramente. È un libro semplice, alla portata di tutti, mai banale, e poi il messaggio che lascia alla fine è molto positivo. Molto positivo. È il frutto di tanti anni di lavoro dell'autrice che ha vissuto vicino a bambini e adulti malati di cancro. Sono, come vi dicevo, la trascrizione di conferenze che la Kubler-Ross ha tenuto in giro per il mondo. Era una persona di grande empatia, ci ha lasciata anche lei. Ce ne parla con un punto di vista scientifico e analitico, cioè non è che ci racconta soltanto delle favolette o delle storielle. Lei dice: sì, possiamo pensare che in punto di morte ci siano delle suggestioni che provengano da attività elettrica residua del cervello. Ecco, questo lo dicono tanti e tanti altri, quindi sempre io dico un fondo di verità ci deve essere, però il libro è consolatorio e ricco di speranza. È ovvio, la morte è uno dei pochi tabù che sono rimasti al giorno d'oggi. Lei dice, la Kubler-Ross dice, che la morte è solo il passaggio ad una vita più bella. Non è mai tornato nessuno a raccontarcelo, però perché non crederle? Perché la morte, dice, sarà la nostra vera vita. È un portale dimensionale che funziona, e tutto dipende poi dal luogo in cui siamo attratti, quindi dobbiamo passare attraverso questo portale. È un buon inizio per far diminuire la paura, questo sicuramente. Quindi è un libro insieme di scienza, di autobiografia e di filosofia. È da consigliare soprattutto a chi ha timore della morte. Perché? Perché la morte è una cosa assolutamente naturale, non ve lo devo dire io. La Kubler-Ross era svizzera, era nata a Zurigo nel 1926, morta a Scottsdale in Arizona nel 2004. Era medico, psichiatra e docente di medicina comportamentale. Ha lavorato in tantissimi ospedali, come quello di New York, in Colorado, a Chicago. Era fondatrice di una tecnica che si chiama psicotanatologia. Allora, che cos'è? Ve lo devo dire perché non vi posso lasciare così in suspense. Con il termine di psicotanatologia o tanatologia psicologica si definisce il sostegno psicologico di fronte alla morte, sia per i pazienti terminali, quindi l'accompagnamento alla morte, sia per i loro familiari, il supporto durante le fasi della malattia del congiunto e l'elaborazione del lutto che poi in seguito al decesso. Ha scritto tanti libri sulla morte. Perché? Perché era l'argomento che forse conosceva meglio di tutti. Ce n'è uno pubblicato nel 1969 che si intitola Sulla morte e sul morire, nel quale identifica diverse fasi dei meccanismi di difesa che sono messi in atto dal morente. C'è lo shock, il rifiuto, l'isolamento, la collera, il patteggiamento, la depressione. Non sto adesso a sviscerare ogni meccanismo, ogni fase, andatevela a cercare, è veramente molto, ma molto interessante, come lo è questo piccolo libro di cui adesso stiamo parlando. Seneca scriveva: ci vuole tutta una vita per imparare a vivere, e ciò che forse ti stupirà di più, ci vuole tutta una vita per imparare a morire.
e la Kubler-Ross ci insegna forse in questo modo a morire più serenamente. Quindi da La morte e la vita dopo la morte, morire come nascere di Elisabeth Kubler-Ross, edizioni mediterranee, ecco qua il piccolo estratto di oggi. I moribondi, quando dedicate loro un po' del vostro tempo, vi insegnano gli stadi del morire, vi insegnano come si superano le fasi del rifiuto e dell'ira, del perché proprio io. I morenti discutono Dio e lo respingono per un poco, contrattano con lui, poi attraversano depressioni terribili e possono arrivare ad accettare se hanno accanto qualcuno che li ama. Ma questo non è tipico del morire, in realtà non ha nulla a che fare col morire. Diciamo stadi del morire perché non troviamo parole migliori. Se si perde il fidanzato o la fidanzata, o se si perde il lavoro, o se si è mandati via dalla casa dove si vive da 50 anni per essere ricoverati in un ospizio, alcuni, anche se perdono solo il loro papagallino o le lenti a contatto, tutti costoro passano attraverso gli stessi stadi del morire. Questo, credo, è il significato della sofferenza. La maggior parte delle persone considera le difficoltà, le prove, le tribolazioni della vita, gli incubi e la perdita di persone care come un castigo di Dio, come qualcosa di negativo. Se solo ci si potesse convincere che niente di quello che ci accade è negativo, niente, assolutamente, tutte le prove, le tribolazioni, tutte le perdite, anche le più gravi, anche quelle che vi fanno dire «Ah, se l'avessi saputo non sarei mai stata capace di affrontarlo», sono in realtà doni. È come temprare l'acciaio. È un'opportunità di crescere che ci viene offerta. Questo è l'unico scopo della nostra esistenza sul pianeta Terra. Non si cresce se si sta in un bel giardino fiorito dove ci servono dell'ottimo cibo su un piatto d'argento. Invece si cresce se si è malati, se si soffre, se si subiscono delle perdite, se non si nasconde il capo sotto la sabbia, ma si impara ad accettare il dolore non come una punizione, ma come un dono che ha uno scopo ben preciso. E con queste belle parole, Barbara Marchand vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo libro della libreria, della biblioteca.